Abbiamo da poco celebrato la festa dell'Ascensione, cioè la festa di Gesù che ritorna al Padre dopo l'avventura umana in cui si è dato totalmente all'umanità. Quindi ritorna definitivamente alla destra del Padre, là dove era venuto, ma con i segni nel corpo della passione e della risurrezione. Qualcosa che attraversa la morte e fa dire che la morte non è l'ultima parola sulla vita dell'uomo. Ma lascerà ai suoi discepoli di tutti i tempi, noi compresi, una presenza che marcherà definitivamente l'instaurarsi di Cristo nel cuore dell'uomo, nel cuore della persona, più intima, più interiore, più significativa per alcuni aspetti. Il suo stesso spirito, lo spirito di Gesù, prenderà dimora nel cuore dell'uomo e farà sì che l'uomo possa rispondere finalmente, totalmente al Signore. Cosa ci dice la parola di questa domenica? Ci porta in quell'ambiente dove il giorno prima della Passione, il Cenacolo, Gesù aveva istituito l'Eucaristia. E ritorna, direi, su quei passi insieme ai discepoli adesso che è risorto. E con loro la donna che più è stata vicina al Signore, sua madre, la Vergine Maria. Lei, la madre del Figlio di Dio. Come passarono Maria e gli Apostoli, come accolsero questo momento così importante nella vita di Cristo, quella della discesa dello Spirito Santo. Gli Atti degli Apostoli, che vengono riportati nella liturgia di oggi, ci dicono che i discepoli insieme a Maria erano concordi, cioè un cuore solo concordi, erano perseveranti nella preghiera. Era inevitabile la ripresa della preghiera di Gesù nel Vangelo e difatti ci fa meditare il Vangelo, quella preghiera che Gesù disse quell'ultima sera prima della sua passione, preghiera fatta al Padre che glorificava la sua passione. La passione per Gesù era il momento della glorificazione, era la possibilità reale di esprimere così, attraverso la donazione totale di sé, era la possibilità di dire io ti glorifico, Padre, in questa mia donazione totale.